Con il rito del Giovedì Santo sono entrati nel vivo a Nuoro le celebrazioni del Triduo Pasquale. La parrocchia della cattedrale, dedicata a Santa Maria della Neve, ha promosso una serie di rappresentazioni sacre e di celebrazioni liturgiche dedicate alla passione e morte di Cristo, uno dei momenti fondanti dell'essere cristiani, con Gesù che si sacrifica per la redenzione dell'umanità. All'imbrunire, le vie del centro storico di Nuoro sono state attraversate dalla processione del Saskirkas, animata dalla confraternita di Santa Croce, col contributo dei cori cittadini che hanno intonato canti in limba per sottolineare questo momento di grande tensione emotiva. Una processione officiata da Don Antonello Tuvone, parroco della cattedrale, che rievoca il pellegrinare della Madonna Addolorata alla ricerca del corpo del Cristo dopo la deposizione della croce. Una liturgia che vede i fedeli visitare le 7 chiese cittadine all'interno delle quali sono stati allestiti degli altari con i germogli di grano, simbolo di vita e di rinascita, che rappresentano i sepolcri in cui si pensa sia stata tumulata la salma del Cristo morto. Pellegrinaggio doloroso che ha preso il via dalla Chiesa della Solitudine con i confratelli che hanno sorretto il simulacro della Madonna Addolorata e fedeli che hanno accompagnato questo triste momento con preghiere e canti. Un percorso che ha toccato in sequenza la Chiesa del Rosario incastonata nel rione Sant'Uppredu e le altre chiesette storiche di Nuoro, da quella di San Carlo a quella di Santa Croce che domani dopo il rito del sgravamento ospiterà fino a domenica mattina il simulacro del Cristo deposto dal patibolo, ma anche quelle delle Grazie, fino al rientro nella chiesa di Santa Maria della Neve, dove la processione si è conclusa. Oggi nella cattedrale è in programma la rappresentazione del Sgravamento, che vedrà come protagonista la confraternita di Santa Croce e i cori cittadini, che daranno vita a un momento di grande impatto emotivo, che rievoca in maniera efficace e toccante il culmine della vicenda umana di Cristo.